Thank you.
Santo Padre, Svetý Otec, nezavádzam ti, či točíš? Celé Slovensko ctí vašu prítomnosť tu v Košiciach. Cíti veľkú radosť z vašej osobnej prítomnosti tu medzi nami. V našej arcidiecéze vnímame tento deň ako chvíľu posilnenia a povzbudenia pre náš život. Všetci, no špeciálne mladí, žijeme dnes vo zvláštnom zmetku tejto doby, ktorý nie je ľahké zvládnuť. Veľkým vzorom je nám podľa hesla tejto vašej cesty Panna Mária, ktorá je aj patronkou Slovenska. Chceme sa jej podobať predovšetkým v ochote byť nápomocný a vnímavý na potreby druhých. Spolu s ňou aj svätý Jozef citlivo vnímal Božiu vôľu a podľa nej aj konal. Preto je pre nás povzbudením, aby sme cez malé skutky lásky a konkrétnej pomoci iným boli soľou zeme a svetlom sveta. Tieto vzory dopĺňa aj naša blahoslavená Anna Kolesárová, ktorá na tomto mieste bola v roku 2018 blahorečená. Ona je svojimi činnosťami pre mnohých mladých spoločníčkov na ceste života a na ceste v ústretí Kristovi. V línii týchto vzorov vítame vás so synovskou láskou medzi nami, svätý Otče. Vo vás vidíme vodcu a pastiera, ktorý nám v Kristovom mene ukazuje pravé a večné hodnoty a približuje nám skúsenosť Božieho milosrdenstva. Práve toto tak veľmi potrebujeme zažiť. Sme preto hladní po vašich slovách pre náš život, aby sme mohli napredovať. Chceme hlbšie prežiť náš kresťanský a ľudský život aj napriek opakovaným pádom a slabostiam, dúfajúc Krista a jeho nekonečnú lásku. Ďakujeme vám v mene nás všetkých, že ste k nám prišli, vaša svetosť. A prosím vás, aby ste nám dali sílu, nasmerovanie v tejto dobe zmetku a napätia. Aby sme neboli viac zmetení a vedeli nájsť ten pravý pevný bod, ktorý nám môže dať iba Ježiš. Vítajte, Svätý Otec, a cíťte sa medzi nami ako doma. La Juventud Slovakia, la saluta. Svetosť. Volám sa Petra. Rada by som vám svedčila o tom, ako mi jedna sviatosť zmierenia zmenila celý život. Bol to čas, kedy som osobne spoznala, prečo Ježiš visí na kríži. Od malička som videla Ježiša na kríži. Doma, v škole, v kostole, no neuvedomovala som si zmysel jeho obety. Vo svojom živote som mala dlhšie obdobie, niekoľko rokov, kedy som žila bez sviatosti zmierenia. Bolo to práve v čase, keď som sa pripravovala na sviatosť birmovania. Navonok som bola ideálny birmovanec. Nemala som problém s vedomostiami z katechizmu,
Bola som aktívna na svätých omšiach, chodievala som čítať. Na prvý pohľad všetko perfektne. A však celý ten čas som bola, ako by povedal Ježiš, obieleným hrobom. Zvonku úspech a dokonalosť, ale vo vnútri mŕtva prázdnota. Postupne prišiel čas vyspovedať sa pred sviatosťou birmovania. Ja som si pre svoju spoveď vybrala Košickú katedrálu, aby to bolo čo najviac anonymné. Chcela som ísť ku kňazovi, ktorý ma v živote nevidel a zrejme už neuvidí. Ako som tam bola a vyznávala svoje hriechy, čakala som všeličo. Výčitky, hnev, no nič z toho neprišlo. Kňaz sa tešil, že som prišla a ako za dozučinenie mi dal pomodliť sa jeden Otčenáš. Keď som vyšla zo spovednice, sadla som si v katedrále a začala som sa modliť Otčenáš. Prvý raz, druhý raz, tretí raz a modlila som sa ho asi 30 krát stále dokola. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Mne táto sviatosť zmierenia, láskavosť kňaza a to, že som mohla zavolať na Boha, Otec, oživili srdce. Ježiš ma zmieril s Otcom. Na druhý deň som prijala sviatosť birmovania a bola som najšťastnejší človek v kostole. Radosť a oheň Ducha Svätého je to, čím žije moje srdce. To je presne to, prečo potrebujem príjmať sviatosť zmierenia zas a zas. Aby sa moje srdce očistilo a aby žilo. Okrem toho, ma naplnila aj veľká túžba slúžiť a hovoriť o Ježišovi. Preto som dnes tu, lebo chcem hovoriť o Ježišovi. V mojom živote sa následne všetko zmenilo, lebo som sa zmenila ja a moje srdce. No to najpodstatnejšie je, že sa zmenil môj postoj k hriechu. Viem, že nechcem žiť v hriechu. Nechcem hrešiť. Nechcem viac byť obielený hrob. Svätý Otec, viem, že aj vám v živote veľmi pomohla jedna sviatosť zmierenia v období vašej mladosti. Ako má mladý človek prekonávať prekážky na ceste k Božiemu milosrdenstvu? Svätý Otec, volám sa Peter a s mojou manželkou Zuzkou som sa stretol pred 13 rokmi. Keď sme začínali náš vzťah, prišli sme prvýkrát na púť k Anke Kolesárovej u Vysokej nad Hronom. Práve som končil vysokoškolské štúdia. Zuzka bola praktizujúca veriaca, ale ja svetský chlapec. Ankin príbeh obrany čistoty sa nás oboch veľmi dotkol. Pre mňa to bolo vtedy niečo nepredstaviteľné, radšej obetovať vlastný život, ako stratiť nevinnosť. Začali sme vnímať tento dar od Boha úplne novými očami. Pardon. Oboja sme boli zranení z minulých vzťahov a nechceli sme opakovať tie isté chyby. Ja som pri Anke zažil silný Boží dotyk v spoločenstve mladých, veriacich ľudí a pochopil som zmysel života, ktorý som predtým tak dlho hľadal. Tu som bol prvýkrát v živote na Svätej omši. Moja manželka Zuzka tu odostala svoju minulosť
a nečisté vzťahy u sviatosti zmierenia. Prijala uzdravenie a chcela začať odznova. Prosila Anku pri hrobe aj počas celej púte o pomoc, ako mi má vysvetliť, že chce mať so mnou čistý vzťah. Zázrakom pre ňu bolo, že som to navrhol ako prvý. Vďaka Anke sme objavili a pochopili hodnotu čistoty vo vzťahu a udržali si ju až do manželstva. Nebyť Anky, možno by náš vzťah išiel úplne inou cestou a možno by sme spolu ani dlho nezostali. Vnímali sme a aj naďalej vnímame milosť Ankyho príhovoru za našu lásku. Ja som úplne zmenil svoj život, nespoznávali ma kamaráti ani vlastní rodičia. Po roku prípravy som mal prvú svätú spoveď a mohol som prijať eucharistického Ježiša. Potom sme sa stali manželmi. Dnes je tomu už 11 rokov. Blahoslavenú Anku máme doma na obrázku aj s relikviou ako pamiatku zo slávnosti jej blahorečenia. Ale hlavne ju nosíme v našich srdciach. Modlíme sa k nej a veríme, že sa za nás a za iných prihovára a prosíme nebeského Otca aj o zázrak na Ankin príhovor. Ďakujeme Bohu a Anke za našu lásku, za naše tri céry a syna, ktorý sa práve narodil. Ďaká Anke vieme, ako vysvetľovať hodnotu čistoty našim deťom, ktoré Anku a jej príbeh poznajú, a ak pán dá, raz ju samé navštívia vo Vysokej nad Uhom. Svätý Otec, ako máme pozbudiť mladých, aby uverili hodnotu čistej lásky? Drahý Svätý Otec, volám sa Peter, moja manželka je Lenka a tu sú naše tri deti. Eliška, Emanuel a Lenka. Ako malý chlapec som mal náročné detstvo. Od 13 rokov som vyrastal bez mami, ktorá nám zomrela. Život v rodine bol často ako ťažký kríž. Ako chlapec som potom žil hriešnym životom, až kým som neprišiel na štúdia do Košic. Tu som stretol spoločenstvo mladých veriacich ľudí a starostlivých kňazov. A môj život sa začal meniť. Petra som stretla práve v tomto spoločenstve mladých veriacich ľudí. Začali sme sa spoznávať, ale nebolo to jednoduché. Zranenia z minulosti prinášali mnohé pochybnosti a trápenia, dokonca aj odlúčenia. Bol to krásny a hlboký čas poznávania, no často aj o kríži. Ale v pastoračnom centre na univerzite sme vždy nachádzali prijatie a vo Vysokej nad Uhom pri Anke Kolesárovej sme sa učili, čo je nezištná služba, živá viera, radostné srdce a poklad čistoty. Napriek ťažkostiam sme v sebe cítili úprimnú lásku. A tak pred 9 rokmi sme si slúbili vernosť vo sviatosti manželstva. Ale ani potom nebol náš život ľahký. Odišli sme do sveta za prácou a na mňa doľahla ťažká choroba. Bol som na pokraji života a nieraz sme siahli až na dno našich síl. Ježiš nám v najťažšom čase ukázal, ako nás miluje a že za mňa zomrel na kríži, aby som mohol žiť. V
tom čase sme dostali relikviu blahoslavenej Anky Kolesárovej, ku ktorej sa stále modlievame. Po 5 rokoch ťažkého trápenia prišlo vyslobodenie z choroby. Teraz zažívam nový život v zdraví a teším sa s celou rodinkou. Pracujem ako lekár, Lenka je učiteľka a máme 3 krásne deti. Ďakujeme dobrotivému Bohu. Ďakujeme dobrotivému Bohu za jeho prozreteľnú starostlivosť a životnú cestu, ktorou nás vedie. Ďakujeme aj za kríž. Ďakujeme blahoslavenej Anke za jej príhovor. Ďakujeme spoločenstvu mladých veriacich ľudí a starostlivým kňazom za to, že usmerňovali naše cesty. Svätý Otec, ako máme povzbudiť mladých, aby sa nebáli objať kríž vo svojom živote?
cari giovani, cari fratelli e sorelle, dov'è il cielo? Mi ha dato gioia ascoltare le parole di Monsignor Bernard, le vostre testimonianze e le vostre domande. Ne avete fatto tre e io vorrei provare a cercare delle risposte con voi. Inizio da Peter e Zuska, dalla vostra domanda sull'amore nella coppia. L'amore è il sogno più grande della vita, ma non è un sogno a buon mercato. È bello, ma non è facile, come tutte le cose grandi della vita. È il sogno, ma non è un sogno facile da interpretare. Vi rubo una frase. Abbiamo cominciato a percepire questo dono con occhi totalmente nuovi. Avete detto lei. Davvero, come avete detto, servono occhi nuovi, occhi che non si lasciano ingannare dalle apparenze. Amici, non banalizziamo l'amore. Perché l'amore non è solo emozioni e sentimento. Questo semmai è l'inizio. L'amore non è avere tutto e subito. Non risponde alla logica dell'usa e getta. L'amore è fedeltà, dono, responsabilità. La vera originalità oggi, la vera rivoluzione, è rivelarsi alla cultura del provvisorio e andare oltre l'istinto, oltre l'istante e amare per tutta la vita e con tutto se stessi. Non siamo qui per vivacchiare, per fare della vita un'impresa. Tutti voi avrete in mente grandi storie che avete letto nei romanzi, visto in qualche film indimenticabile, sentito in qualche racconto toccante. Ma se ci pensate, nelle grandi storie ci sono sempre due ingredienti. Uno è l'amore e l'altro è l'avventura, l'eroismo. Vanno sempre insieme. Per far grande la vita ci vogliono entrambi, amore ed eroismo. Guardiamo Gesù, guardiamo il crocifisso, ci sono entrambi. Un amore sconfinato e il coraggio di dare la vita fino alla fine senza mezze misure. C'è qui davanti a noi la Beata Anna, un'eroina dell'amore, ci dice di puntare a traguardi alti. Per favore, non facciamo passare i giorni della vita come le puntate di una telenovela. Quando sognate l'amore, non credete agli effetti speciali, ma che ognuno di voi è speciale, ognuno di voi. Ognuno è un dono e può fare dalla vita, dalla propria vita, un dono. Gli altri, la società, i poveri vi aspettano. Sognate una bellezza che vada oltre l'apparenza, oltre il trucco, al di là delle tendenze della moda.
sognate senza paura di formare una famiglia, di generare e educare dei figli, di passare una vita condividendo tutto con un'altra persona, senza vergognarsi delle proprie fragilità, perché c'è lui o lei che le accoglie e le ama, che ti ama così come sei. E questo è l'amore, amare l'altro come è, e questo è bello. I sogni... I sogni che abbiamo ci dicono la vita che desideriamo. I grandi sogni non sono l'aiuto potente, il vestito alla moda o la vacanza trasgressiva. Non date ascolto a chi vi parla di sogni e invece vi vende illusioni. Una cosa è il sogno, sognare una cosa, avere illusioni. Questi che vendono illusioni parlando di sogno sono manipolatori di felicità. Siamo stati creati per una gioia più grande. Ciascuno di noi è unico e dal mondo può sentirsi amato dalla sua unicità per amare gli altri come nessuno può fare al posto suo. Non si vive seduti in panchina a fare la riserva di qualcun altro, no. Qualcuno è unico agli occhi di Dio. Non lasciatevi omologare. Non siamo fatti in serie. Siamo unici, siamo liberi e siamo al mondo per vivere una storia di amore con Dio, per abbracciare l'audacia di scelte forti, per avventurarci nel rischio meraviglioso di amare. Vi domando, credete questo? Vi domando, sognate questo? Sicuri? Uccidere? Bravo. Vorrei darvi un altro consiglio, perché l'amore porti frutto, non dimenticate le radici. E quali sono le vostre radici? I genitori e soprattutto i nonni. State attenti, i nonni. Posoro, sotto stare 11 anni. Loro vi hanno preparato il terreno, innaffiate le radici, andate dai nonni, vi farà bene. Fate loro domande, dedicate tempo ad ascoltare i loro racconti. Oggi c'è il pericolo di crescere sradicata, perché siamo portati a correre, a fare tutto di fretta. Quello che vediamo in internet può arrivarci subito a casa. Basta un clic e persone e cose compaiono sullo schermo. E poi succede che diventino più familiari dei volti che ci hanno generato. Pieni di messaggi virtuali, rischiamo di perdere le radici reali. Disconnetterci dalla vita, fantasticare nel vuoto non fa bene. È una tentazione del maligno. Dio ci vuole ben piantati per terra, connessi alla vita, mai chiusi, ma sempre aperti a tutti, radicati e aperti. Zakoranieni a otvore. Avete capito? Radicati e aperti. Zakoranieni a otvore. Sì, è vero, mi direte voi, il mondo la pensa diversamente. Si parla tanto d'amore, ma in realtà vige un altro principio.
ciascuno pensi per sé. Cari giovani, non lasciatevi condizionare da questo, da ciò che non va, dal male che imperversa. Non lasciatevi imprigionare dalla tristezza, dallo scoraggiamento rassegnato di chi dice che nulla mai cambierà. Se si crede a questo, ci si ammala di pessimismo. E voi avete visto la faccia di un giovane, di una giovane pessimista? Avete visto quale faccia ha? Triste, tutto ara. No. Una faccia amareggiata, una faccia di amarezza. Saor con tutto ara. Il pessimismo ci ammala di amarezza, ci invecchia dentro e si invecchia giovani. Oggi ci sono tante forze disegratrici, tante che incolpano tutti e tutto, amplificatori di negatività, professionisti della lamentela. Non ascoltateli, no, perché la lamentela e il pessimismo non sono cristiani. Il Signore detesta tristezza e vittimismo. Non siamo fatti per tenere la faccia a terra, ma per alzare lo sguardo al cielo, agli altri, alla società. E quando siamo giù, perché tutti nella vita siamo in momenti un po' giù, tutti sappiamo questa esperienza. Tutti sa, vivute niekedy cítime zlé na nič. E quando siamo giù, che cosa possiamo fare? C'è un remedio infallibile per rialzarsi. È quello che ci ha raccontato tu, Petra. Tu, la confessione. Avete ascoltato Petra voi? Počúvaliste Petru? Il remedio della confessione. Mi hai chiesto come può un giovane oltrepassare gli ostacoli sulla via verso la misericordia di Dio? Come un giovane può oltrepassare gli ostacoli della via verso la misericordia di Dio? Anche qua è questione di sguardo, di guardare a quello che ci conta, quello che conta. Se io vi domando, a che cosa pensate quando andate a confessarvi? No, non dite la voce alta, Ešte to ne hovorte to. A che cosa pensate quando andate a confessarvi? Sono quasi certo della risposta, ai peccati. Ma vi chiedo, e rispondete. Pýtam sa, tak potom odpovedzte. I peccati sono davvero il centro della confessione? Non sento. Nepočujem. Bravi, bravi. Dobre. Io voglio che ti avvicini a lui pensando a te, ai tuoi peccati o a lui. Cosa vuole Dio? Ciò chce Boh. Che ti avvicini a lui o ai tuoi peccati? Cosa vuoi? Voli blisco jemu alebo hriechom? Rispondete. Odpovedzte. A lui. Jemu. Più forte, che sono sordo. Silnejšie, sluchý. Qual è il centro? I peccati o il padre che perdona tutti i peccati? Il padre. Otec. Non si va a confessarsi come dei castigati che devono umiliarsi, ma come dei figli che corrono a ricevere l'abbraccio del Padre. E il Padre si risolleva in ogni situazione, ci perdona ogni peccato. Sentite bene questo, Dio perdona sempre. Dobre to počujte. Boh vždy odpúšťa. Avete capito? Dio perdona sempre. Rozumeli ste? Boh vždy odpúšťa.
Vi do un piccolo consiglio. Dopo ogni confessione, rimanete qualche istante a ricordare il perdono che avete ricevuto. Custodite quella pace nel cuore, quella libertà che provate dentro. Non i peccati che non ci sono più, ma il perdono che Dio ti ha regalato. La carezza di Dio Padre. Quello custodite, non lasciatelo rubare. E quando la volta dopo andare a confessare, ricordatelo. Vado a ricevere ancora quell'abbraccio che mi ha fatto tanto bene. Non vado da un giudice a regolare i conti. Vado da Gesù che mi ama e mi guarisce. In questo momento mi viene di dare un consiglio ai preti, no? Io direi ai preti che si sentano nel posto del Dio Padre che perdona sempre, abbraccia e riceve. Mi napadá ten kňaz, že cítiť sa na mieste Boha Otca, ktorý odpúšťa. Odpúšťa vždy. Diamo a Dio il primo posto nella confessione. Se Dio, se Lui è il protagonista, tutto diventa bello. Il confessarsi diventa il sacramento della gioia. Sì, della gioia. Non della paura e del giudizio, ma della gioia. Ed è importante che i preti siano misericordiosi, mai curiosi, mai inquisitori, per favore, ma che siano fratelli che donano il perdono del Padre. Che siano fratelli che accompagnano in questo abbraccio del Padre. Ma qualcuno potrebbe dire, io comunque mi vergogno, non riesco a superare la vergogna di andare a confessarmi. Non è un problema, è una cosa buona. E vergognarsi nella vita dalle volte fa bene. Niente di giù, c'è ambizia e domi dovrà. Se ti vergogni, vuol dire che non accetti quello che hai fatto. La vergogna è un buon segno, ma come ogni segno chiede di andare oltre, non rimanere prigioniero della vergogna, perché Dio non si vergogna mai di te. Lui ti ama proprio lì dove tu ti vergogni di te stesso e ti ama sempre. Cosa che non è il maschermo. Nella mia terra, a quelli facciati che fanno di tutto male, li chiamiamo senza vergogna. Na moje zemi, tých, ktorí sa tak správajú, že neviazanie, tak ich voláme nehanební. E un ultimo dubbio. Ma padre, io non riesco a perdonarmi. Quindi neanche Dio potrà perdonarmi perché cadrò sempre negli stessi peccati. Ma senti, Dio quando si offende, quando vai a chiedere perdono? No, mai. Dio soffre quando noi pensiamo che non possa perdonarci, perché è come dirle sei debole nell'amore. Dire questo a Dio è brutto, dirle sei debole nell'amore. Invece Dio gioisce nel perdonarci ogni volta. Quando ci rialza, crede in noi come la prima volta. Non si scoraggia, siamo noi che ci scoraggiamo. Lui no, non vede dei peccatori da etichettare, ma dei figli da amare. Non vede persone sbagliate, ma figli amati. Magari feriti, e allora ha ancora più compassione e tenerezza. E ogni volta
che ci confessiamo, non dimenticatelo mai, ogni volta che ci confessiamo, in cielo si fa festa, che sia così anche in terra. Infine, Peter Lenka, nella vita avete sperimentato la croce, grazie per la vostra testimonianza. Avete chiesto come incoraggiare i giovani a non temere di abbracciare la croce. Abbracciare, è un bel verbo, eh? È un bel verbo. Abbracciare aiuta a vincere la paura. Quando veniamo abbracciate, riacquistiamo fiducia in noi stessi e anche nella vita. Allora lasciamoci abbracciare da Gesù, perché quando abbracciamo Gesù riabbracciamo la speranza. La croce non si può abbracciare da sola, il dolore non salva nessuno, è l'amore che trasforma il dolore. Quindi è con Gesù che si abbraccia la croce, mai da sola. Se si abbraccia Gesù, rinasce la gioia. Rinasce la gioia. E la gioia di Gesù nel dolore si trasforma in pace. Cari giovani, Drahimadi, vi auguro questa gioia più forte di ogni cosa. Vi auguro di portarla ai vostri amici, non prediche. Ma gioia, portate gioia, non parole, ma sorrisi, vicinanza fraterna. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi chiedo un'ultima cosa. Non dimenticatevi di pregare per me. Da cura. Che ci ama, preghiamo il Padre nostro. Postavíme sa a pomodlíme sa každý svojom jazyku Otče náš. Padre nostro, Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako jej my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zle. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.